Salve cari amici neoverdi, tra poche ore sarà Natale e tra qualche giorno sarà la fine del 2020. 2020 che è stato, io l'ho definito e non penso solo io, anno horribilis, un anno difficile, un anno di privazioni, di reclusioni, un anno di sofferenze, a volte in alcune famiglie atroci. Dobbiamo avere il coraggio di affrontarle e soprattutto dobbiamo sperare di ricostruire tutto quello che ci siamo lasciati alle spalle e per il quale noi abbiamo un buon ricordo. Ormai è il 18° Natale che io passo in Nero Verde e devo dire che la mia esperienza che è nata tanti anni fa mi ha dato tanto, l'esperienza con questa maglia, con questa società mi ha dato tanto a livello personale, mi ha arricchito, ho conosciuto tantissime persone, ho gioito, ho sofferto, però alla fine sono qua, ho resistito e voglio continuare ad andare avanti con tutte le mie forze. Devo dire che in questi anni abbiamo raccolto tanti successi, ricordiamoci che siamo passati dalla seconda categoria alla Serie D e questo per noi, per me, è stato un risultato importante. Mai avrei pensato così da ragazzino, quando iniziai la mia esperienza con la Castellanzeri a 11 anni nel 1976 indossando questa maglia, mai avrei pensato di essere il presidente della Castellanzeri e soprattutto il presidente del centenario, sì, perché tra non molto, tra qualche giorno, entreremo nel 2021, anno del centenario, 1921-2021. Quindi una signora datata, un po' anzianella, che compirà 100 anni. Beh, una storia di tutto rispetto, una storia che merita rispetto e soprattutto meritano rispetto le persone che hanno lavorato, si sono impegnate per questa società. Migliaia e migliaia e migliaia di persone che hanno giocato, che hanno allenato, che hanno seguito, che hanno tifato questa società e noi siamo qua per ricordarle, noi siamo qua per dire grazie a loro. E come non dire grazie ai nostri attuali collaboratori, dirigenti, allenatori, a voi ragazzi, in questo momento state soffrendo più degli altri perché non potete purtroppo dare sfogo alla vostra passione, dare seguito a quello che sentite dentro, che avete voglia di esprimere sui campi di calcio. Però purtroppo in questo momento dovete avere pazienza, dovete avere coraggio e soprattutto dovete pensare che tra non molto ritornerete a giocare al calcio. Non sono qua a promettervi niente, non sono qua a dirvi quando si ripartirà perché nessuno lo sa, però non potrà durare in eterno questa situazione. Abbiate fiducia e pazienza. Parlavo del centenario. Il centenario sarà un momento particolare dove la società organizzerà degli eventi per ricordare questi 100 anni di storia, di sport, perché ricordo che la Castellanzeri oggi è calcio, ma allora era una polisportiva e quindi si parla di diversi sport, diverse discipline come il ciclismo, il motociclismo, l'atletica, la pallavolo, insomma una serie di discipline sportive. Comunque sarà l'anno dove noi organizzeremo degli eventi per ricordare questa meravigliosa avventura durata 100 anni. A tutti voi atleti, alle vostre famiglie, a chi ci sta seguendo con passione, mi riferisco al club Sogno Nero Verde che ci ha dato più forza, più linfa, più voglia di andare avanti, una meravigliosa iniziativa che fa vedere l'affetto, dimostra l'affetto a noi che gestiamo tutti i giorni questa società, l'affetto dei nostri tifosi che sta crescendo anno dopo anno. E alle accademie Castellanzese Mannate Nizzolina, Accademia Sport Più, che sono entrate a far parte della nostra grande famiglia Nero Verde, a portare avanti un progetto interessante, un progetto che sicuramente darà dei risultati importanti. Quindi non mi resta altro che chiudere augurandovi ancora un sereno Natale e un buon 2021 e soprattutto un 2021 che ci porti speranza
e tanta voglia di ritornare alla normalità, quindi a riprendere i nostri spazi e a ripartire. Grazie ancora e auguri a tutti.